Buongiorno amici di Kildemesh TV, qui è Mashot Amici e quest'oggi sono contento di potervi parlare di Legend of Dungeon, un roguelike molto interessante con delle idee davvero molto particolari, originali, che personalmente mi sto offrendo tantissimo a livello di divertimento, quindi mi sta piacendo parecchio, soprattutto per le idee, appunto, come dicevo poco fa, per l'originalità di alcune cose. Per esempio, ci sono tantissimi oggetti da trovare, ognuno molto particolare, che va un po' oltre all'idea di loot tipica di un gioco di ruolo. Comunque andiamo subito a vedere il gameplay. Si parla sostanzialmente di un brawler, quindi controlli basilari. Io adesso sto giocando con un pad, quindi muovo il personaggio con appunto il D-pad, c'è un tasto per colpire, uno per saltare e poi ci sono i tasti per muovere l'inventario, che è lì in basso a sinistra insieme alle nostre statistiche. Questa è la stanza iniziale, praticamente ci darà il benvenuto ad ogni inizio di run. Considerate che, essendo un roguelike, intanto qui il sultano del caffè decide ogni tanto di partire verso l'infinito e oltre. Comunque, di fatto, essendo un roguelike, abbiamo soltanto una vita e una volta persa quella riniziamo da capo, senza oggetti se non con quello che possiamo raccattare qui nella taverna. Possiamo anche cambiare il nostro personaggio entrando in queste stanze, quindi possiamo cambiare la skin e anche cambiare, volendo, il sesso del nostro personaggio. Adesso qui non ci fa entrare perché, giustamente, se stiamo un po' ci dà la possibilità di farlo. Certe volte trovo che si bacchi un po'. Comunque, di fatto, ecco, vedete, siamo diventati femmina. Rientrando qui dovrebbe poi farci diventare maschio. Perfetto, adesso siamo diventati verdi, siamo così pronti comunque ad andare così a esplorare questi dungeon, che sono generati in modo randomico. Questo è il livello 1, partiamo con una spadina semplicissima. Questi palini verdi che raccogliamo aumentano la nostra esperienza, quindi una volta che abbiamo 20 pallini verdi, come potete vedere sempre lì in basso a sinistra, adesso abbiamo 5 su 20 pallini verdi. Comunque, una volta presi 20, saliamo di livello e aumentiamo le nostre statistiche. Lì c'è un ottimo segreto, che però dovremmo attivare delle trappole, molto probabilmente dei tasti sul pavimento. Vediamo se qui c'è qualcosa. Abbiamo un oggetto già da prendere. Intanto raccogliamo queste mele che ci aiutano a recuperare vita. Vediamo cosa abbiamo preso. Abbiamo la lanterna, molto utile. Spray point of feebleness. Non so cosa serva esattamente. Ah, posso, ok, dipingere le pareti. Mi sembra un oggetto molto utile per chi sta giocando un roguelike. Il gioco è pieno di questi oggetti molto pazzoidi. Oh, cosa c'è qui? Qui c'è una maschera, cos'è? Bumble Lord Crown of Protection. Beh, la mettiamo subito, perfetto. Ah, abbiamo attivato anche la trappola. Cos'è qua? Ah, beh, giustamente, essendo un nido di api. È geniale questo gioco. Continua sempre a stupirmi. Adesso non so quante l'hanno fatto, ma non avevo ancora trovato questo tipo di cappellino. Vabbè, niente, continuiamo a esplorare qui. Dovrei saltare tipo qua. C'era sicuramente un segreto da qualche parte. Vabbè, comunque, cerchiamo di... Oh, qua intanto... Vediamo se le nostre api magari attaccano il turno successivo. Allo stage successivo, appena incontriamo qualche altro nemico. Qui intanto, vedete, posso scegliere di andare sotto. Proviamo ad andare qui. Oh, quanti nemici e quanto gold soprattutto. Oh. Andate, apine. Fate il vostro dovere. Proteggete la madre qua. La regina. Aia, oh, maledetto. Questi serpenti mi ricordano molto quelli di Pitfall, per dirne una. Anzi, secondo me è un omaggio voluto, comunque. Oh, siamo anche saliti di livello, perfetto. Vediamo se qui c'è qualche... No, qua vado dietro. Ma c'è una leva da attivare che accende questi falò. Attenzione, accende questi falò e poi... Accende questi falò. Possiamo andare qui, ma qui non c'è assolutamente niente. Entriamo in questa stanza, ma vediamo cosa c'è. Uccidiamo questo simpatico serpente. Mi spiace, intanto il nostro cappellino continua a generare delle api.
Come vi dicevo, Legend of Dungeon è proprio pieno di queste piccole perle e personalmente le adoro. Ah, sono rimaste qui da prima queste. Oh, vedete che c'era la leva? Ok. Va bene. Andiamo qui. E dopo? Forse devo pigiare quella mattonella, vediamo. Ma non fa niente. No, sto ammazzando le mie api, ma perché? No! Che brutta cosa. Maledetta pina. Oh, ma c'ho 88 di vita. Perché? Vabbè. Sentite, torniamo un attimino. Cambiamo stanza. Andiamo qua. Scendiamo sotto. Oh, ecco i goblin. Siamo a livello 2. I goblin sono bellissimi. Abbiamo anche questi qui che sono abbastanza inutili. Ah, maledetto goblin. Ti odio. C'è anche il cappellino del goblin. Meno 26, non so, forse ci diminuisce la protezione, perché ha qualcosa a che fare con le api. Secondo me più api abbiamo e più aumentiamo la nostra protezione. Non vorrei sbagliarmi. Perché i cappellini sembrano estetici, però in realtà funzionano. Abbiamo anche una birra che se la beviamo, ecco, il nostro personaggio completamente sbarella. Giustamente, perché insomma si ubriaca. Ma sì, usiamo lo spray, ma che ce frega, tiè. Insozziamo tutto il dungeon, ma che ce frega. Scendiamo di sotto, va. Così andiamo subito a livello 3, mi sembra un po' eccessivo. Vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro nel livello 2, va. Oh, un gatto! Un gatto, non l'avevo mai visto. Abbiamo preso un gatto! Meo! Meo! Ok. Usiamo il gatto. No! Bellissimo! Holy shit, why? Ma perché? Cosa fa questo gatto? Allora, ci dà una preview delle statistiche. Il gatto che ci fa? Ci dà più 2 questo qui di protezione, ma cosa? Ok, ci dà più 2 di protezione. In questo caso col gatto cosa abbiamo in più? Ma vabbè, comunque preferisco tenere il gatto. Che spettacolo, è bellissimo. Ok, continuiamo qui l'esplorazione del dungeon. Scusate, ma non riesco a stare serio con questo cappellino improvvisato. Ho acceso questa trappola che non fa niente. Ok, entriamo qui. Oh, altre. C'è una pozione qui. Ah no, quello è un altro spray, mi sa. Daje. Sono invincibile con questo gatto, nessuno mi può fermare. Perfetto. Olè. Oh, cosa è questa cosa qui? Cosa abbiamo preso? Un'altra pozione, vabbè, la lanterna. Lo spray. Ethereal spray paint. Ah, questo è un colore un po' diverso, vedete? Ah, sparisce, ecco perché. Ethereal perché sparisce. Ok, tipo inchiostro simpatico, va bene. Ok. Sto gioco è geniale. È geniale. Lì c'è il cappellino del sultano del caffè. Vediamo. Oh, goblin maledetto. Fammi mettere il cappellino su. Dopo magari mangiamo qualche mela per recuperare un po' di punti vita. Ok, qui c'è un'arma. Qui c'è qualcosa. Cosa ho preso? Ah, un uncino, un sickle. Sickle. Vabbè, un piccone tipo. Ok. Quanto dà di danno? Più 11. Ok, direi di mettere questo. Vediamo il cappellino. Il cappellino non fa niente del sultano. Ma no, ma io mi tengo il gatto tutta la vita. Cioè, non esiste. Il gatto ha vita. Oh, qui c'è un'altra cosa. Cos'è? Cosa abbiamo pescato? Dark Violet Potion. Ma intanto qui la prendiamo. Ah, questo ci fa vomitare, vedete? Perfetto. Vomitiamo. Oh, qua c'è una trappola. Oh, beh, insomma. Vabbè, entriamo qui. Qui dove eravamo prima. Eh sì, vedete che c'è il nostro graffito lì.
Vabbè, proviamo ad andare qua. Qua mi sa anche che ci sono già stato. Oh, si è aperto lì. Secondo me qui ci sono anche già stato. C'è niente. Vabbè, comunque dobbiamo entrare per forza qua dentro. Eh sì che ci sono stato, vedete che ho messo il graffito. Beh, gli spray, vedete, comunque servono per ricordarsi un attimino. Anche perché non ho trovato l'ausilio di una minimappa. Comunque siamo arrivati al livello 3. Potrei andare all'infinito con questo video. Potrei andare semplicemente all'infinito. Oh, oh, maledetta statua. Maledizione. Hai capito? Quindi se dai cucci alle statue si animano, vabbè. Oh, qua c'è una mela. Direi di mangiare qualche mela perché abbiamo soltanto 44 punti vita. È vero che abbiamo solo 18 mele, però... Ok. Non vi colpisco più. Forse quello era un evento particolare, non so. Oh, lì c'è qualcosa. Ammazziamo questo. Cosa abbiamo preso? Ah no, il fedora e gli occhiali li avevo già visti. Sono orrendi, ovviamente. Entriamo qui. No, qui è dove eravamo prima. Ok, dobbiamo scendere di là. Vediamo se riesco a farvi... Se riesco a farvi vedere un mini boss che ho trovato. Una specie di Dracula. Livello 4. Ok, quindi... Prima era nel livello 3 il boss, ma a quanto pare qui non c'è. Siamo già a livello 4. Comunque, vedete, il gioco è tutto così. È tutto esplorativo. Caratterizzato da questi oggetti molto originali e particolari che... Come, insomma, avere un gatto in testa. Non c'è niente di più normale. Spirito, a questi qua ci dovrebbero anche dare un'arma. Siamo saliti di livello, abbiamo anche preso una pozione. No, questo è il Party Hat of Ansom, che ci dà un po' più di protezione rispetto al gattino. Vediamo. Carino, sì, però il gatto, ragazzi, ci dà più danno. Mettiamoci subito il gattino. Assolutamente. Gatto in testa for the win. Scendiamo di sotto. Poi metteremo una fine a questo video, molto probabilmente, perché altrimenti non finisco più. Ok. Attiviamo qui. Oh, c'è dell'oro. Questo si anima, sì. Oh, shit. Mother. Oh, io ti pesto. Ti pesto Eccoci qua. Sì. Siamo esplosi. Quindi il Minotauro ci ha aperti in due. Comunque, questo gioco è stupendo. È davvero molto molto divertente, è geniale. Guardate il gattino intanto, meno male che almeno il gatto non è morto. E soprattutto ha un prezzo su Steam irrisorio, se non erro circa 8 euro, ad offrire tantissime ore di divertimento. Qui era Mascherotto Amigi, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti.